Dunque, avevamo ancora in sospeso l'ultimo tema sul caso dei modelli concettuali, quindi dei diagrammi delle classi, l'ultimo costrutto sintattico che avevamo lasciato in sospeso della settimana scorsa, quindi vediamo di chiuderlo adesso e trattarlo adesso, e poi passiamo invece al capitolo successivo sui diagrammi di processo, che sono poi l'argomento, no, delle prossime settimane di laboratorio. Oggi sapete, abbiamo la seconda realizzazione sempre di diagrammi delle classi, quindi troverete qualcosa un pochino più complesso della volta scorsa, no, su cui esercitarvi. Poi giovedì vorrei lasciare anche un po' di tempo, se voi avete poi, a seguito dell'esercizio di laboratorio di oggi, dei dubbi o delle questioni sulla parte dei diagrammi delle classi che non siete ancora riusciti a chiarire o vi sono ancora rimasti come domande, teneteli da parte, fateli sapere. Giovedì possiamo dedicare un po' di tempo a chiarire anche con esempi, no, gli eventuali punti che vi sono rimasti dubbi, le scelte che non siete ancora sicuri di aver capito come fare, eccetera, no? Quindi se me lo fate avere, sapere anche prima è meglio, se no anche durante la lezione di giovedì stessa, cioè cerchiamo di fare così, a chiusura di un argomento ricaviamoci una mezz'ora in cui andare a estrarre e vedere insieme i punti che sono rimasti dubbi. Ok, l'ultimo costrutto che avevamo lasciato da parte sui diagrammi delle classi, vi accennavo già, non è particolarmente complesso, diciamo che concettualmente è profondo, ma i suoi usi in pratica sono abbastanza limitati, per cui non ci crea grossi problemi. E si parla di generalizzazione o specializzazione di una classe in un'altra. Questa relazione avviene quando abbiamo insiemi di elementi che in realtà sono un caso particolare di un insieme più ampio. No? Puoi avere lo studente che è un caso particolare di una persona, ad esempio. Puoi avere, agganciamoci all'esempio che facevamo insieme in aula dei trasporti. Puoi avere l'autobus, il tram e cos'altro, che sono casi particolari di un mezzo di trasporto. Quindi tu puoi avere una classe che è più generale, diciamo, mezzi di trasporto, nella quale descrivi le cose che accomunano tutti i mezzi di trasporto. E poi puoi avere delle classi più specializzate, specialistiche, più specifiche, che sono sempre mezzi di trasporto, ma in più so che è un tram, e quindi magari può andare solamente sulla linea in cui ci sono i binari. Oppure è sempre un mezzo di trasporto, ma so che è un autobus, e quindi dovrò preoccuparmi, non so, di mettere il gasolio dentro, mentre invece sul tram non ne ha bisogno. Una classe specializzata rispetto a una classe più generale è una classe che fa tutto ciò che la classe generale faceva, perché è dello stesso a natura, ma in più ha anche altre specificità sue particolari che ci richiedono o ci suggeriscono di dover trattare in modo particolare. Quindi noi abbiamo, usando i termini che ci sono su questa slide, A che è una classe generale e B è una classe che specializza A, la classe più specifica rispetto alla classe A generale. Significa che gli oggetti di B, le istanze di B, gli elementi di B, gli elementi di autobus, i singoli autobus, hanno in sé anche tutte le proprietà che ha un qualunque elemento di A, che ha un qualunque mezzo di trasporto. Quindi in qualche modo la classe specializzata è un caso speciale della classe generale, e il concetto di generalizzazione non è altro che l'inverso della specializzazione. Quando io dico che l'autobus è una specializzazione, un tipo particolare di mezzo di trasporto, la stessa frase potrei dirla dicendo che il mezzo di trasporto è una generalizzazione rispetto all'autobus, il tram ed altri mezzi di trasporto pubblici.
Quindi è il modo di chiamare la relazione inversa. Come si rappresentano queste cose? Si rappresentano attraverso un simbolo di relazione che termina con una freccia triangolare bianca vuota. Ci vuole proprio il triangolino vuoto, no, la freccia è fatta così, col triangolo in punta. Ricordiamo che la freccia che finiva con un rombo, serviva per la composizione, invece si finisce con un triangolo, è la generalizzazione. Questo è lo stesso concetto che si usa nella programmazione oggetti quando si fa una sottoclasse di una classe esistente. Qui però lo applichiamo in un contesto più generale che è quello della modellazione concettuale, ma il ragionamento che sta di sotto è lo stesso. E si legge così questo diagramma: la freccia punta dalla classe speciale, specializzata, verso la classe generale. Quindi diciamo che la classe person è una classe generale che ha due specializzazioni. Una specializzazione è l'impiegato, l'altra specializzazione è lo studente. La classe person ha degli attributi che sono comuni a tutte le persone, quindi qualunque persona, qualunque istanza della classe persona ha un nome, un cognome e un codice fiscale. In più, un impiegato ha anche, ad esempio, il salario, la paga, lo stipendio, il valore del suo stipendio. Mentre invece uno studente magari ha la matricola. Ad esempio fasullo perché anche l'impiegato ha la matricola, ma tanto per capirci. Allora, come si leggono queste cose? Si dice che un impiegato è una specializzazione di persona, oppure usando termine mutuato proprio, si usa molto in programmazione oggetti, l'impiegato è una persona. Questa relazione a volte si chiama anche relazione di is a, è un. Employee is a person. Questa is a, questa relazione, vuol dire sono un tipo particolare di. Quindi implica anche sono anche una persona. Sono un impiegato, ma essere un impiegato significa anche essere una persona. Questo cosa significa? Significa che se io devo prendere una singola istanza di una classe impiegato, questo qui, il singolo omino che mettiamo qua dentro, lui avrà, per il fatto di essere appartenere a questa classe, avrà l'attributo salary, ma avrà anche, ereditandoli, gli attributi della classe person. È una relazione strana questa rispetto alle altre. Le altre relazioni che avevamo visto mettevano in relazione un'istanza di una classe con un'altra istanza di un'altra classe. Ok? A livello insiemistico l'avremmo disegnato così. A livello schematico diciamo che abbiamo una classe, non mettiamo mai prima da confondere con quelle, B e Q, queste classi hanno tante istanze, quest'altra classe ha tante istanze, e quando noi disegniamo che tra la classe B e la classe Q c'è una relazione di una certa cardinalità, significa che tra le istanze di B e le istanze di Q ci possono essere. Ci possono essere dei problemi. Però la relazione è tra una istanza di P e una istanza di Q. Abbiamo due istanze diverse. Qui invece il modello è diverso. Qui sto dicendo che se sono un impiegato, sono anche una persona, quindi tutto ciò che la persona ha ce l'ho in automatico essendo un impiegato. A livello sistemistico lo disegnerei con il discorso insieme. Direi che la superclasse A ha una sottoclasse che si chiama B. A è la generalizzazione, B è la specializzazione. Quindi essere in B
significa anche automaticamente essere in A. Non ho un B e un A separato con cui entro in relazione, ma ho solo un B, che per il fatto di essere B è anche un A. Ho solo un impiegato, che per il fatto di essere impiegato è una persona, quindi ha tutti gli attributi e le proprietà della persona. Ho uno studente, che per il fatto di essere studente è anche una persona, e quindi ha tutte le proprietà di una persona. Ok, quindi in questo caso noi stiamo dicendo le vere, se posso usare questo termine, le vere classi sono queste qua sotto, quelle specifiche, dove ci sono i singoli elementi, le singole istanze. Poi mi accorgo che il gruppo degli impiegati e il gruppo degli studenti hanno in realtà molte cose in comune, allora anziché stare a elencare nome e cognome di qua e nome e cognome di là, le metto a fattore comune. Dico, guarda che queste due si potrebbero generalizzare perché hanno una parte comune. Allora questa parte comune la descrivo una volta sola e creo una superclasse che è in grado di descriverle entrambe. Una classe più generale che è in grado di scriverle entrambe, di scrivere le parti comuni ad entrambe. Poi ovviamente ci sono alcune parti che non sono comuni e allora rimangono lì sotto. Questo permette in qualche modo di trattare quando mi serve avere un comportamento nel mio sistema informativo che è comune a tutte le persone, ho un'informazione che è comune a tutti, indipendentemente dal fatto che siano impiegati o studenti, allora posso usare person. E la faccio partecipare in relazione, gli faccio fare delle cose. Se invece ho un comportamento, un'informazione che è specifica al fatto che uno è impiegato, allora alla relazione parteciperà la classe impiegato. Qualunque cosa che faccia la classe person, ossia avere attributi o partecipare a relazioni, automaticamente viene replicata, ereditata, anche da employee e anche da student. Qualunque cosa faccio invece, nello specifico, employee oppure student, rimane a lui e non viene invece propagata verso l'alto. Ok? Quindi esistono dei casi che sono la maggior parte in cui definiamo una generalizzazione o un insieme di classi che sono legate tra di loro, ma le vere istanze, i veri oggetti, le vere informazioni le abbiamo quasi sempre solamente là sotto. Esistono altri casi, sembrano un po' più in minoranza, ma concettualmente non c'è nessun problema a immaginarli, in cui esistono anche delle istanze di person che non siano né impiegato né studente. È possibile. Semplicemente avranno questi attributi, parteciperanno alle relazioni a cui partecipa person, ma a nulla degli attributi delle relazioni, delle sottoclassi più specifiche. Però di solito in termini di modellazione le classi, diciamo così, più alte si tende a lasciarle, come si dice in gergo, astratte, cioè classi senza istanze, quando è possibile. Altrimenti uno dice, beh, ho una classe generale persona, poi posso avere degli impiegati che sono dei tipi di persona con delle informazioni in più. Ecco, l'unico errore da non fare è immaginare l'impiegato pinco pallino che sia in questa classe e poi ci sia un pinco pallino anche in quell'altra classe. Ma questo sarebbe sbagliato, perché essere in questa classe employee automaticamente mi fa essere dentro person. Guardate quelli insieme. Quindi non devo avere un'altra foglio di carta in cui ci sia scritto che pinco pallino è una persona. Se vogliamo pensare alla nostra analogia dei fogli di carta, immaginatevi un modulo su cui ci siano i dati di persona e poi un riquadro sotto con i dati dell'impiegato, un altro riquadro sotto con i dati dello studente, con su scritto compila questo solo se sei un impiegato, compila quest'altro solo se sei uno studente. Ma alla fine il foglio è la persona, che poi si specializza, no? In alcuni sottoinsiemi di informazione si specializza. Quindi
Poi anche qua giochiamo molto sul modello concettuale, si gioca molto sulla terminologia, nel senso che ci sono modi diversi di chiamare le stesse cose. Abbiamo detto che una relazione si chiama di specializzazione, il suo inverso è la generalizzazione, ma possiamo anche usare la parola ereditarietà, perché nella programmazione di oggetti si usa quel termine, significa la stessa cosa. Significa che le classi al di sotto ereditano dalle classi al di sopra, sono specializzazioni delle classi che stanno sopra. A volte si può anche usare una terminologia, diciamo, genealogica, in cui si dice che impiegato e studente sono figli di persona, e persona è il padre o madre o genitore di impiegato e di studente, tanto per ricordarci l'ordine della relazione, un po' come si fa con gli alberi, no? Come struttura dati. Quindi le classi superiori, quelle più generali, le possiamo chiamare classe superiore, superclasse, classe ancestor, progenitore, quindi padre, nonno, bisnonno, eccetera, classi base, cose di questo genere. Sono tutti termini che si usano intercambiabilmente in questo contesto, vogliono dire tutti la stessa cosa, vuol dire la classe più generale. Mentre le classi più specifiche si chiamano anche sottoclassi o classi discendenti o derivate. Vabbè, qui farò vedere un esempio un pochino più complicato di ereditarietà o di generalizzazione, in cui fa vedere che il fioraio è un tipo di venditore che è un essere umano, che a sua volta è un animale che a sua volta appartiene alle specie viventi. Adesso, no. Difficile immaginare un sistema informativo che abbia bisogno di rappresentare le cose in questo modo. Non lo faccio per una rappresentazione di questo genere, non la faccio mai tanto per farla, per completezza di informazione. Se lo faccio è perché ho delle informazioni specifiche che voglio memorizzare nei vari livelli. Quindi mi devo chiedere cosa devo memorizzare lì. A volte, molto spesso, mi accorgo di aver bisogno di una generalizzazione, di rappresentare una generalizzazione in modo bottom-up. Cioè faccio delle classi, poi mi accorgo che queste due classi in realtà si somigliano molto. Allora mi chiedo, non conviene magari farle mettere insieme, a riportare a fattore comune la parte comune alle due? Oppure no? Quindi, quando volete, potete usare anche questo tipo di costruzione. Facciamo solo attenzione a che cosa si eredita. Adesso qui mi manca la figura, ma la immaginiamo. Immaginiamo di voler aggiungere una relazione, che sono attributi, perché siamo negli attributi è facile. Immaginiamo di aggiungere una relazione del tipo residenza, no? La prima cosa facciamo questo esempio, il residente in una città. Dove la mettiamo questa relazione? Io la metterei su persona, perché la residenza è la proprietà di persona. Quindi qualunque persona, e in particolare qualunque impiegato, e in particolare qualunque studente, può partecipare a una relazione di residenza con una città. Immaginatevi di vedere qua, anzi facciamo finta di averla, qua una relazione che va verso City. E questa è la relazione di residenza. Quindi le sottoclassi ereditano dalla superclasse o dall'insieme delle superclassi, nel caso di insegnare i livelli, tutti gli attributi e tutte le relazioni a cui partecipano. Quindi disegnare questa relazione qui è come disegnare una qui e un'altra qui. E cosa succede alla cardinalità? Io la cardinalità che imposto qua, se ho una relazione, in questo caso qui ci sarà asterisco e dall'altra parte ci sarà 1, cioè una città può avere infinite persone, molte persone, e una persona può essere residente invece in una sola città, queste cardinalità si ereditano anch'esse.
Ciò che può fare una sottoclasse eventualmente è restringere ulteriormente le cardinalità. Faccio un esempio, il sindaco. Il sindaco è una persona, è residente in una città, ma ogni città quanti sindaci può avere? Uno. Allora, in quel caso, se io avessi la sottoclasse sindaco, questa eredita la relazione di residenza, ma può aggiungere un vincolo in più. Quindi io ciò che faccio nelle sottoclassi è sempre di aggiungere maggior specificità. Maggior specificità può sembrare quasi antintuitivo, significa maggiori vincoli. Significa maggiore informazione. Maggiore informazione significa minor libertà. Vuol dire avere un attributo in più che l'altro non aveva. Allora, se l'altro non ce l'aveva, su quel campo poteva essere praticamente qualunque cosa. Invece io qua ce l'ho, lo sto specificando, do un'informazione in più, restringo il campo delle possibilità. Anche con le relazioni. Quando io eredito una relazione, la eredito così com'è, ma se ho bisogno la posso restringere ulteriormente, aggiungere dei vincoli, aggiungere degli attributi, ridurre delle cardinalità. Quindi, in una relazione, scendendo dall'alto verso il basso, l'unica cosa che posso fare di questa relazione è ridurne la cardinalità. Oppure se non faccio nulla me la ritrovo così com'era. Ci mancherebbe. Poi magari posso avere un'altra relazione, tipo lo studente supera gli esami. Allora, in questo caso, tanto per fare l'esempio parallelo, diciamo verde perché superare gli esami è sempre bello. Qui c'è un'altra relazione, qui ho esame e qui ho la relazione supera. Allora, questa relazione di superare gli esami non è generale per tutte le persone, ma è specifica per i singoli studenti, per la sottoclasse degli studenti. Allora, questa relazione l'ho messa, l'ho collegata direttamente a studere. Quindi ho un'informazione in più, più specifica, che ha student che invece person non aveva. Person non può partecipare alla relazione student, alla relazione supera esami. Mentre invece solamente gli studenti. Gli employee non possono. Ok? Quindi quando noi vediamo un attributo scritto nella classe base o una relazione a cui partecipa la classe base, dobbiamo mentalmente replicare tutti questi attributi, tutte queste relazioni anche sulle sottoclassi. Ci sono anche lì. Mentre invece quando vediamo un attributo in una sottoclasse o una relazione a cui partecipa una sottoclasse, questi saranno propri specifici solo di quella sottoclasse. E non andranno in giro, non saranno relativi ad altri. Questa, se vogliamo, è la chiave di lettura. Questa relazione che ho indicato qua in rosso non ho bisogno di disegnarla, è sottintesa, è implicita. È già questa freccia qui che mi porta giù tutto quello che c'era sopra e me lo rende disponibile. Se io voglio invece ridefinirla, definirla meglio, specificarla meglio, ad esempio restringere la cardinalità, allora la ridisegno con lo stesso nome, che era la tua domanda, la ridisegno con lo stesso nome e rispecifico la cosa. Questo dal punto di vista della notazione. Ok? Quindi è una, dicevo, è una rappresentazione che concettualmente è profonda, perché cambia abbastanza il modo di vedere le cose, non sono più classi separate, ma sono classi al di là di quello che trovate. Per fortuna non fa molto danno, diciamo, non ci crea troppa confusione, perché ha degli ambiti di applicazione sono abbastanza limitati, cioè non si usa molto spesso. Va bene. E questo, se vogliamo, era l'ultimo argomento sui modelli concettuali. Mentre invece, se non ci sono domande su questo,
iniziamo a occuparci di un secondo aspetto relativo alla modellazione dei sistemi informativi, più dinamico. Finora, modello concettuale, io me lo immagino così, una fotografia presa dall'alto, istantanea, delle informazioni che il sistema informativo gestisce. Un istantaneo, ferma, immobile, congelata in quell'istante. Io so dirti, col modello concettuale, quali sono le informazioni che il sistema gestisce e quali sono i legami tra i vari tipi di informazioni. Non ti so dire che cosa se ne fa, in che ordine vengono elaborate le informazioni, chi le inserisce, chi le legge, che calcoli vengono fatti. Tutto questo non lo so nel modello concettuale. So che ho uno studente, so che ho dei voti, so che ho una relazione superato, ma non so se quando uno studente si iscrive gli vengono automaticamente abbonati 10 esami. Sarebbe bello, eh? Scegli tu quali. Offerta speciale. Il modello concettuale lo supporta, non c'è nulla di male. È una nozione di processo. Tu per poter avere un esame superato devi averlo frequentato e poi sostenuto. Non c'è nulla nell'informazione che lo studente supera l'esame che dice che gli esami si superino uno per volta e con fatica. C'è scritto che può essere superato o no, e se sì, con quale voto e in quale data. Fine. Ma il meccanismo cui si superano? Oppure c'è l'estrazione alla lotteria di Capodanno, allora questo esame estraiamo 10 studenti a cui viene dato come superato. In teoria sarebbe possibile, sarebbe compatibile col modello concettuale. Perché il modello concettuale ci dice appunto qual è la natura dell'informazione che trattiamo, non le regole con cui le trattiamo, non il processo attraverso cui le trattiamo. Allora, invece, quest'altro punto di vista, più dinamico, più procedurale, più le regole con cui capitano le cose, la descriviamo attraverso una modellazione che si chiama di processo. Prendo il nome di business process, per distinguere da altri tipi di processi, ma processo business nel senso di processo aziendale, non necessariamente legato al denaro. Scusate. Allora, questo fa parte del nostro pacchetto di diagrammi UML che apprenderemo. In particolare, mentre la modellazione concettuale in UML l'abbiamo rappresentata con i diagrammi delle classi, la modellazione di processo in UML si rappresenta attraverso gli activity diagram, diagrammi delle attività. Quindi in termini generale è processo, modellazione di processo. Poi il nome specifico che l'UML nella sua notazione, nei suoi diagrammi dà, è diagramma di attività o delle attività. Perché definiamo appunto delle cose che chiameremo attività. Cosa vogliamo fare in questa fase? Dobbiamo descrivere il più precisamente possibile come si svolge un processo. Però processo non lo posso definire in termini di se stesso. Cosa vuol dire processo per me? Vuol dire, forse è più semplice usare il termine workflow, è più diretto. Workflow, il flusso delle operazioni di lavoro. Qual è l'ordine con cui le cose devono o possono essere fatte? Quali sono invece le sequenze di operazioni vietate? Cioè non puoi fare questo finché non hai fatto quell'altro. Quelli che mi dicono, ma posso dare l'esame se non sono iscritto? No. Perché? Ma perché il processo prevede che prima ci sia l'acquisizione della frequenza e dopo il superamento dell'esame, non al contrario. Quindi una serie di... Io parlo di sequenza, poi vedremo che la sequenza è un caso molto particolare di processo, non tutti i processi sono così rigidi come una sequenza.
No? Ma tanto per esemplificare, per dire che ci sono dei vincoli temporali tra varie operazioni che vengono fatte. Allora, il nostro modello di processo può servire a due cose. Cioè, quando si modella un diagramma delle attività, il nostro scopo in questo corso principalmente è quello di documentare il processo o specificarlo, descriverlo in modo che poi possa essere implementato. Ok? Noi ricordiamoci, il nostro obiettivo in qualche modo è avere un documento che complessivamente specifichi il sistema informativo. In realtà queste notazioni di business process a volte sono anche eseguibili. Eseguibili significa che esistono dei programmi che sono in grado di leggere questi diagrammi di processo e automaticamente gestire il processo stesso, cioè generarvi l'interfaccia, generarvi l'abilitazione, non l'abilitazione per fare una determinata cosa. Quindi a volte il modello di processo viene usato anche per iniziare anche un po' la parte di implementazione del sistema. Questo ovviamente richiede di usare dei formalismi di rappresentazione che sono derivati dagli activity diagram, ma sono molto più specifici, molto più dettagliati, ha bisogno di più informazione per poter girare come software, no? Diventa proprio un linguaggetto di programmazione, anche se molto ad alto livello, perché ragiona a livello di processo. Adesso noi non ci occuperemo di questa parte, è solo utile sapere che esiste. E per cui vedrete, se interessate del mondo del BPM, Business Process Modeling, ci sono rappresentazioni formali che hanno il vantaggio di essere eseguibili, oppure semiformali come l'UML, che è formale ma in realtà poi posso mettere la noticina a fianco scritta in italiano, ecco, per se c'è qualcosa di complicato da descrivere, da specificare meglio, che quindi è pensato per essere letto da altri umani, da altri esseri umani, no? Deve essere compreso e ragionato. Però nel nostro caso fa il caso nostro, non dobbiamo andare a bloccarci sulla sintassi, ma ci interessa di più la possibilità di descrivere ad altre persone in modo il meno ambiguo possibile come funziona questo processo. Allora, entriamo nel caso del diagramma delle attività UML. Quali sono le informazioni essenziali di un diagramma delle attività? Beh, le prime sono le attività stesse. Quindi il diagramma di attività elenca una serie di attività che vengono svolte. Che coinvolgono ovviamente il sistema informativo. Noi poi cercheremo di limitarci molto. Questi sistemi di modellazione di processo possono essere descritti per qualunque cosa. Io posso modellare come avviene una partita di pallavolo, qualunque processo, che anche non coinvolga, ma anche minimamente, nessun sistema informativo, non importa. Dove ci sono delle attività e delle regole codificate che mi dicono come queste attività si devono, si possono svolgere, è possibile modellarlo sotto questa forma. Noi ci occuperemo solamente, frase che diremo più volte, delle attività che lasciano traccia nel sistema informativo. Cioè una cosa capita, ma il sistema informativo non ha modo di sapere se è successo o no, non può entrare nel modello del processo o nell'informazione, diciamo così, di progetto del sistema informativo. Perché il sistema informativo non sa se è successa, non può condizionare nessun altro sulla base del fatto che quello sia successo, sia andato a buon fine, non sia stato fatto, perché non lo sa, non lo può sapere. Quindi magari nel mondo reale avvengono delle cose, delle operazioni che il sistema informativo non conosce. E allora quelle non le modelliamo, non le descriviamo. Descriviamo solamente le operazioni di cui il sistema informativo può venire a conoscenza o direttamente o indirettamente. Ma poi negli esempi lo vediamo. Allora, tutte queste operazioni che vengono svolte dal sistema informativo da solo, oppure dal sistema informativo insieme a qualche utente, oppure da un utente ma dove però il sistema informativo riesce in qualche modo a sapere che lui lo fa, perché lo fa magari con dei dispositivi, con delle informazioni che poi rientrano nel sistema informativo stesso, tutte queste sono attività. Quindi queste attività possono essere svolte da varie persone,
o da vari enti, o da vari gruppi, o da vari uffici, dipende un po' cosa stiamo riscrivendo. Allora è anche importante sapere per ogni attività chi sono le responsabilità, quali siano le responsabilità. La responsabilità indica quale persona, ente, gruppo, ufficio deve essere parte attiva nel condurre quella singola attività. Adesso voi andate in segreteria per iscrivervi, allora quell'iscrizione è un processo che prima coinvolge lo studente che deve compilare i moduli e dopo coinvolge la segreteria che deve controllarli, validarli, inserirli, eccetera. Quindi abbiamo due fasi diverse, la compilazione dei moduli, due attività, la compilazione dei moduli e il controllo dei moduli, che però hanno responsabilità diverse. Perché una è la responsabilità dello studente e l'altra è la responsabilità della segreteria. Quindi persone diverse che fanno cose diverse, attività diverse, usiamo questo termine, ma in modo coordinato. Nel senso che il signore della segreteria può fare, svolgere la sua attività, cioè controllare la vostra domanda, solo dopo che voi l'avete compilata e gliel'avete data. Consegnata a mano, consegnata in forma elettronica, non lo so. Ma sicuramente non può controllarvi la domanda prima che l'abbiate compilata. E senza che gliel'abbiate in qualche modo inviata, perché se l'avete compilata e la tenete in tasca, sempre su carta, su chiavetta, come volete, lui non ce l'ha, non la può vedere. Quindi il processo serve anche sia per coordinare le attività, cioè il controllo si può fare solo dopo l'immissione del dato, ma anche per coordinare le persone. Quell'impiegato non può fare una cosa finché tu non hai completato di fare un'altra, non hai concluso di fare un'altra. È un coordinamento tra le persone responsabili delle varie attività che è conseguenza del fatto che le varie persone stanno collaborando nel realizzare un processo più complesso. Il processo più complesso può essere quello, nell'esempio che sto facendo, dell'iscrizione, che si articola in diverse attività. Ciascuna attività ha uno o più, ma tendenzialmente un responsabile, cioè colui che deve, che ha la patata bollente in mano e deve farlo. Adesso tocca a te. Io non posso fare altro che aspettare che tu faccia questo, non posso farlo al posto tuo. Il processo prevede che a questo punto tu faccia questo. Così come lo studente, dopo che ha fatto domanda, non può fare altro che aspettare che la segreteria gliela controlli. Non è che può mettersela a controllare da solo. O prendo un altro studente e dire senti, controllamela tu. No, perché nel processo il responsabile di quell'attività è un'altra persona. E non si può andare avanti fin tanto che quella fase di controllo non sia stata espletata. Allora, vedete che abbiamo delle attività, delle responsabilità su queste attività, ma poi abbiamo anche delle regole, che sono quelle che dicono, che vincolano la possibilità di svolgere un'attività al fatto che altre attività siano state o non siano state svolte. Queste regole dicono come viaggia la patata bollente. Chi ce l'ha in mano per primo e dopo che ho fatto questa cosa a chi la devo passare? Poi, anziché patata parleremo di gettone, ma il concetto è esattamente quello. Quindi, questi diagrammi delle attività, nella forma che l'UML ci descrive, sono un formalismo che è stato derivato, diciamo così, recentemente, nel senso nell'ultimo decennio giù di lì, da una rappresentazione che era molto, di molto precedente, era degli anni 70, i cosiddetti state charts. State charts sono un'estensione delle macchine a stati. Quando hanno inventato gli activity diagram, così quando hanno inventato i class diagram, sono partiti dal modello relazionale insiemistico delle informazioni, perché chi ha fatto UML ha detto sì, non vogliamo solo avere dei disegni carini, facili da leggere, ma vogliamo che l'interpretazione di questi disegni, di questi diagrammi, sia univoca. L'unico modo per avere una interpretazione univoca è avere sotto, magari anche un po' nascosto, ma un modello matematico a cui fare riferimento, che sia in grado di dire quella freccia messa lì ha un certo significato ben preciso. E quindi anche per modellazione di processo si sono rifatti a un altro livello di processo che esisteva,
che era quella degli stay chart. Non era l'unica, se avete qualcuno che magari fa informatica, non parlo di tecnica, informatica scienza di informazione, nella modellazione teorica dei processi ci sono molte delle reti di Petri, che sono un formalismo diverso, ma equivalente dal punto di vista del potere espressivo, ma secondo me anche meno intuitivo rispetto a questo, no? Non è l'unico modo. In UML hanno scelto questo, va bene, noi ci impariamo questo. E i diagrammi di attività sono in grado di rappresentare sia delle regole, cioè dei vincoli. Ormai stiamo un po' imparando questo, che ogni volta che io do informazioni in più sto togliendo libertà, sto aggiungendo dei vincoli. Quindi avere delle attività, dire fate un po' cosa volete, è un processo molto semplice. Ci sono le cose da fare, qualcuno per favore le faccia. No, questo non è un processo. Un processo è dire, vabbè, prima facciamo questo, poi facciamo quest'altro, e le persone che devono fare ciascuna di queste attività sono ben definite. Allora ho tolto libertà, perché io non posso fare una cosa prima dell'altra, o non posso fare la cosa che non mi spetta, fornendo delle regole in più, fornendo dei vincoli. Ok? L'informazione minima corrisponde al massimo disordine. L'informazione massima, più ho informazione, più ho ordine, più riduco l'entropia, e quindi no, ho chiarito quali sono i ruoli, quali sono le operazioni. E che tipo di vincoli posso mettere? Essenzialmente ho dei vincoli di sequenzialità e di parallelismo, sono i due costrutti principali. Cioè questa cosa deve essere fatta prima di quest'altra, oppure questo insieme di cose possono essere fatte in parallelo, oppure debbono essere fatte in parallelo. Combinando essenzialmente queste due, questi due tipi di vincoli, riesco a costruire quasi ogni tipo di processo. Come? Vediamo un po' graficamente come lo rappresentiamo. Allora, le attività, o la action, che è il singolo passaggio, si rappresenta attraverso un rettangolo arrotondato. Quindi, mentre il diagramma delle classi erano rettangoli con gli spigoli vivi, divisi in tre compartimenti, di cui uno non abbiamo usato perché era in metodi, ma abbiamo usato quello del nome della classe e gli attributi della classe stessa, invece negli attività diagram usiamo dei rettangoli leggermente stondati. E rappresentano un'attività che viene svolta o da un umano o dal sistema informativo. Quindi ci sono attività che il sistema informativo può fare da solo, senza bisogno di interagire con l'umano. Adesso a fine mese bisogna calcolare gli stipendi. Beh, ci sono certe regole, e lui alla fine, sulla base delle timbrature, di non so quali criteri, tira fuori questi dati. Non c'è bisogno di uno che gli dica adesso fai questo, persona per persona. Poi magari ci sarà una fase successiva in cui c'è un umano che fa un controllo, ma è un'altra fase. C'è un calcolo che, quando vi arriva la bolletta della luce, questo meccanismo di generazione, di calcolo, generazione della bolletta, viene fatto autonomamente dal sistema informativo. Dopo che certe informazioni ci sono e prima che certe altre magari possono essere espletate, tipo il controllo di bustatura, eccetera. Altre invece attività coinvolgono essenzialmente gli esseri umani. Sono svolte sempre con il sistema informativo, ma anche con gli umani. Informazioni che invece si svolgono solamente tra umani, senza coinvolgere il sistema informativo, noi non le possiamo rappresentare. Faccio un esempio. Io mi collego al sistema informativo, stampo un foglio, lo do a te e tu lo consegni a uno sportello e l'impiegato dello sportello lo riceve e lo registra. Adesso, quando fa domanda di tesi succede così, no? Stampi un foglio, qualcun altro lo firma e poi lo dovete consegnare. Allora, l'atto in cui una persona dà a un'altra un foglio di carta non lo posso tracciare.
Non posso dire è avvenuto. So che è avvenuto, so che avviene, di sicuro. Perché? Perché Tizio prima ha preso un foglio di carta da un sistema informativo e Caio dopo prende lo stesso foglio di carta e lo reinserisce, lo reimmette in un altro punto del processo, ma sempre sullo stesso sistema informativo. Quindi, se vogliamo, ho la prova che quel foglio ha viaggiato, ma il sistema informativo non può sapere né in quale istante né in quale modalità. Io posso averlo spedito a casa, posso averlo dato in mano, possiamo averlo nascosto in un posto segreto sotto il terzo cestino delle immondizie del parco pubblico, come si fa nei film di spie, non lo so. Quindi non è un'azione che posso inserire in un diagramma delle attività. Perché? Ma perché su quell'azione lì non posso prendere le decisioni, non potrei dire dopo che il foglio è stato consegnato allora fai una cosa. Perché non so quando è stato consegnato effettivamente, il sistema informativo non lo sa. Può saperlo a posteriore e dire, visto che me l'ha dato vuol dire che in qualche modo è riuscito a ottenerlo. Ma l'azione di ottenerlo non è tracciabile in nessun modo al sistema informativo. Okay? Questo tra l'altro, questo criterio ci semplifica di molto anche la modellazione. Immaginiamoci di essere chiusi dentro la scatola del sistema informativo e poter sapere solo ciò che da quella scatola si riesce a vedere. Tutto il resto di ciò che succede nel mondo non mi importa. Poi questo sugli esempi, no? Lo riprendiamo. Allora, queste attività. Io elenco tutte le attività che si svolgono. Poi devo cominciare a descrivere in quale ordine si devono svolgere. Allora, per far questo, i processi modellati in UML immaginano che l'attività nasca in un punto, sorga in un punto e muoia in un altro punto. Quindi nel diagramma io avrò un punto iniziale, un nodo iniziale e un punto finale. Il nodo iniziale è quello da cui si genera il lavoro da fare. Arriva un nuovo studente, puff, si popola qui dentro. Arriva una nuova pratica da fare, puff, si popola lì dentro. E poi, con delle regole, viaggerà questo, che prima ho chiamato patata bollente, qui adesso lo chiamiamo gettone o token, un nuovo ogni gettone, ogni token, è un processo da portare avanti, è un'istanza di processo, in cui so quando è nato e so a che punto è arrivato. E quando il token finalmente arriverà nel punto finale, questo token può essere distrutto, consumato, ha finito il suo scopo. Ok? Quindi il modo con cui ragioniamo in questi diagrammi di attività è far viaggiare un token, un gettone, lungo il diagramma. Il token viene creato sul nodo iniziale, viene distrutto sul nodo finale e in mezzo segue le regole del diagramma. Quindi descrivere un processo per noi significa imparare le regole di viaggio del token. Ogni notazione, ogni tipo di freccia, ogni tipo di biforcazione che vedremo nel diagramma di processo implica una regola diversa con cui il token viaggia. Okay? Il token rappresenta qualcosa, significa qualcosa. Se il processo rappresenta l'iscrizione degli studenti all'università, il token sarà lo studente che si iscrive. Ogni volta che si iscrive uno che inizia a volersi iscrivere, quindi inizia il processo di iscrizione, un nuovo studente, verrà generato un nuovo token, o perlomeno ce lo dobbiamo immaginare così, legato a quello studente lì. E questo token andrà avanti nelle varie fasi del processo di iscrizione, prima mi preimmatricolo, poi faccio il test, poi faccio la coda d'inglese, poi mando i contenuti, poi pago il bollettino, insomma, tanti passaggi attraverso cui faticosamente e dolorosamente siete passati,
E ognuno è arrivato a un punto diverso, quindi immaginate questo grande gioco dell'oca, no? Che è l'iscrizione, il percorso di iscrizione, e ognuno col suo segnalino, col suo token, è arrivato in un punto diverso. L'iscrizione non è una cosa che si fa istantaneamente, atomicamente, è un processo che richiede tante fasi. Quindi è importante sapere ciascuno a che punto è arrivato, in quale fase si trovi. Il processo è lo stesso per tutti, ma ognuno se lo deve percorrere per conto suo. Quindi ognuno ha un suo token che si porta fino alla fine. Parlando in burocratese, la potremmo chiamare la pratica. Io ho aperto una pratica, allora questa pratica adesso deve essere timbrata da questo, vidimata dall'altro, completata da quell'altro, pinzata insieme a questo e poi mi torna indietro, no? Pensate agli uffici di fantoziani. E qui è la stessa cosa, semplicemente in senso più astratto e in senso più digitale. Il token viene rappresentato in questa slide dal segnalino del Monopoli, il fiaschetto, il torchiano scelto il fiaschetto come segnalino da utilizzare. Quindi immaginate che ogni qualvolta il processo deve essere attivato, puff, creiamo un nuovo token. E questo conviverà con gli altri token, che già sono presenti, che sono relativi ad altre attivazioni dello stesso processo. E poi quel singolo processo, quella singola attivazione del processo arriverà al termine quando poi il token finalmente sarà arrivato al nodo finale. A quel punto, diciamo, quella pratica è conclusa. Dal punto di vista di quel token lì non c'è più niente da fare, ho finito. Cosa è successo nel frattempo? È successo che il fatto che il token sia andato avanti farà sì che i dati memorizzati nel modello concettuale siano cambiati. Adesso c'è uno studente in più, ho i suoi dati, ho i suoi esami. Perché poi il sistema informativo, poverino, cosa fa? Maneggia dati, lavora dati, no? Per cui l'effetto concreto netto è che nel modello concettuale ho aggiornato oppure creato delle istanze di informazioni. Allora, quali sono le regole di viaggio di questo token? Sono poche, sono queste 6. La più semplice è la sequenza. Sequenza prima dopo. Cioè una azione non può essere abilitata prima che un'altra azione non sia completata. Cioè io non posso iniziare a fare una cosa finché un'altra cosa non è stata finita, terminata. Quindi è un vincolo tra conclusione di un'azione e l'inizio dell'azione successiva. Una sequenza logico-temporale. Logica e temporale. Logica perché la seconda cosa non la posso fare perché c'è il motivo, quell'altra non è conclusa. E di conseguenza anche temporale non potrò iniziarla prima che sia conclusa quell'altra. Il vincolo temporale è una conseguenza del vincolo logico. Vedremo che poi ci sono altri modi per esplicitare invece dei vincoli temporali puri. Cioè non puoi cominciare prima delle tre, indipendentemente dal fatto che tu abbia finito o no delle cose. Quindi, esecuzione in serie di una serie di attività, che è il tipo di processo più semplice, la sequenza ordinata di azioni. Prima questo, poi quell'altro, poi quell'altro. E non puoi iniziare il passo successivo finché non hai terminato quello precedente. Allora, immaginiamoci questo token. La sequenza è rappresentata attraverso una freccia come simbolo che collega i vari blocchi, le varie attività. Quindi il token nascerà nel nodo di partenza. Il token, immaginiamocelo come un segnalino che si muove, cade, no? Alla massima velocità possibile, tranne quando incontra un'attività.
Quando incontro l'attività, l'attività richiede del lavoro, quindi non è istantaneo. Quindi nel momento in cui nasce il token, questo automaticamente puff, cade qua e arriva all'ingresso della prima attività. Rimarrà all'ingresso o dentro la prima attività finché questa attività non viene completata. Se quella fase di ricevi l'ordine è fatta magari da una persona e c'è solo lui e riceve 1000 ordini al giorno, magari è lecito che il singolo ordine rimanga in attesa di essere lavorato per 6 ore, 10 ore, 20 ore. Non c'è bisogno, non abbiamo bisogno di modellare esplicitamente il ritardo nella presa in carico. Un'attività diventa, diciamo, abilitata, pronta, nel momento in cui il token arriva al suo ingresso, bussa alla sua porta. Da quel momento in avanti può essere svolta, prima no. Quando viene svolta, non lo so, non lo posso sapere, dipende da quanto lavoro c'è, da quanto è a carico, diciamo così, chi è responsabile di quell'azione. Io so solo che prima o poi questa azione verrà svolta. Allora, a questo punto, chi ha preso in carico il token lo posa all'uscita della sua activity, dicendo ok, io l'ho preso, ho fatto quello che dovevo fare, ho finito questa singola azione. Allora, nel momento in cui il token arriva all'uscita, lui viaggia di nuovo alla massima velocità fino all'ingresso del blocco successivo. E quindi il blocco successivo è abilitato a iniziare l'operazione su quel token, che non vuol dire che la inizia subito, vuol dire che però la può iniziare da questo momento in avanti, dopo che il blocco precedente ha confermato di aver finito, completato quella singola azione. Quindi il token nasce qui, in automatico ce lo ritroviamo alle porte del primo blocco. Qui, se lo vediamo dal punto di vista temporale, passa almeno attraverso due fasi. La prima fase di attesa, cioè il foglio è arrivato a me, ma io non ho ancora cominciato a lavorarci, oppure poi lo prendo in carico, comincio a lavorarci e a un certo punto avrò finito. Queste due fasi sono indistinguibili qui. A noi interessa solo l'informazione che puoi cominciare a lavorarci, perché hai tutte le informazioni che ti servono per poterlo fare, quindi il token ti dice puoi andare avanti, tocca a te, sei tu responsabile, e l'altra informazione che dice hai finito questa azione e quindi non hai più nulla da fare, passa la pratica, il token, il processo a qualcun altro. E quindi quando questa task è finita, questa attività è finita, il token cade su quella successiva, rimane in attesa di poter essere preso in carico, poi viene preso in carico, viene elaborato. Quando questo signore ha finito anche la seconda attività, il token viene posato all'uscita e in questo caso automaticamente cade fino al buco di uscita, no? Al nodo finale, dove viene distrutto, finito, questo processo è finito. Ok? Quindi ci sono delle fasi in cui il token viaggia a velocità infinita e delle fasi in cui sta fermo. Quelle in cui sta fermo sono quelle in cui ci sono normalmente delle persone che devono svolgere delle attività. Questa è l'esecuzione in serie, prima una cosa, poi un'altra. In realtà ci sono anche alternative, cioè è possibile fare più cose in parallelo. Mentre uno fa una cosa, l'altro ne fa un'altra, l'altro ne fa un'altra ancora, in parallelo, senza doversi aspettare l'un l'altro. E poi, quando tutti hanno finito, possiamo andare avanti a fare una cosa diversa. In questo caso, diciamo che ci sono azioni che possono essere svolte in parallelo. In parallelo vuol dire non necessariamente in una sequenza predefinita, il che può voler dire che siano davvero in parallelo, oppure una prima dell'altra,
ma non mi importa in quale ordine. Qual è, quindi, quando noi diciamo in parallelo in italiano stiamo in realtà dicendo già troppo, perché abbiamo già l'idea di persone che lavorano parallelamente, no? Concorrentemente, allo stesso tempo, non è richiesto. In realtà non lo sappiamo, non ci interessa. A noi quello che interessa è di dire che a un certo punto ci sono più azioni che possono essere iniziate contemporaneamente. E mi interessa sapere quando sono finite tutte. Quindi a differenza dell'esecuzione sequenziale, in cui dato un blocco chiuso, ne attivo uno solo, quindi i blocchi abilitati a quel punto sono uno solo, perché il token arriva uno solo, e quindi posso solo fare quell'attività, se invece un'attività parallela, vuol dire che a un certo punto avrò più blocchi che sono attivi, che hanno il token al loro ingresso, quindi vuol dire che il token si dovrà in qualche modo fotocopiare, andare a tutti quelli che possono fare un pezzo di lavoro, e come sempre il lavoro lo faranno quando vogliono e quando possono. L'importante per me è sapere quando tutti avranno terminato. Che poi questi blocchi davvero lavorino in parallelo, oppure lavorino in tempi diversi, non è un aspetto che sto modellando qua, che mi interessa modellare qua. È ovvio che non avendo nessun vincolo sull'ordine o sulla contemporaneità con cui vengono svolte queste operazioni, non posso avere nessuna interdipendenza tra queste azioni. Cioè ciascuno deve fare un'azione, l'azione numero uno deve essere svolgibile, eseguibile indipendentemente dalla due, che sia già stata fatta o no, che abbia già iniziato, che non abbia finito. Nessuna di queste azioni deve aver bisogno di informazioni dalle altre, perché nel momento in cui le svolgo non so ancora se le altre siano già state eseguite o no. E questo è proprio la nozione di parallelismo. Possono andare avanti in modo indipendente. Ma come lo rappresento questo? Lo rappresento attraverso un costrutto di split, di divisione, che è graficamente è rappresentato da una stanghetta orizzontale come questa, un rettangolino pieno, orizzontale, in cui entra una freccia e ne escono più, due o più. Allora, il costrutto di split, dal punto di vista del token, riceve un token in ingresso e posiziona in uscita tanti token quante sono le frecce uscenti. Quindi quel token viene effettivamente fotocopiato, moltiplicato, clonato, tante volte quante sono le frecce uscenti. Questa è un'operazione che avviene in tempo istantaneo. Quindi nel momento in cui ricevo l'ordine, quando ho ricevuto un ordine, io posso attivare in parallelo il dipartimento che fa le consegne, che comincia a predisporre la spedizione, e il dipartimento invece che fa l'amministrazione, che comincia a caricare le informazioni e predisporre le fatture, le bolle, eccetera. Sono due cose che possono andare avanti in parallelo. È ovvio che poi la spedizione non la farò finché il bene non sarà pronto e la documentazione di sostegno non saranno pronte. Ma visto che sono operazioni che coinvolgono dipartimenti diversi, settori diversi, persone diverse, ed entrambe hanno solamente bisogno di sapere che cosa è stato ordinato, possono andare avanti in parallelo. Non ci sono dipendenze reciproche. Le dipendenze sono sull'atto di spedire vero e proprio, che ovviamente potrà avvenire solo dopo che questi due entrambi siano stati eseguiti. Quindi non c'è motivo di bloccare l'esecuzione dell'ordine finché la parte amministrativa non è pronta. E non c'è motivo di bloccare la parte amministrativa finché l'ordine non è stato confezionato o prodotto. Entrambi possono partire perché a questo punto l'ordine è già arrivato. Il nome di questo costrutto è anche fork, oltre che split, perché ha la forma di una forchetta.
si, diciamo anche in italiano, si biforca il percorso. Allora, come funziona il token? Dicevamo, allora in questo caso il token viene generato qui, viene posizionato all'ingresso di questo blocco, viene elaborato da chi è responsabile di questo blocco. Quando questo è finito, libera il token. Il token arriva all'ingresso del fork, il fork provvede a duplicarlo e mandarlo in uscita. A questo punto il token arriverà in parallelo, più copie dello stesso token arriveranno in parallelo ai vari blocchi di ingresso. Quindi la sequenza è: arriva in ingresso al fork un token, questo token viene consumato e in uscita ne vengono generati tanti quanti sono le frecce uscenti. E ciascuno seguirà la sua freccia a quel punto. Da questo momento in avanti questi token seguono le regole solite, generali. Quindi istantaneamente cadrà all'ingresso dell'attività, l'attività rimane in attesa, poi viene eseguita e poi... Qui non so come prosegue il diagramma perché non è completo, c'è solamente un pezzettino. Quando sotto questi blocchi succederà qualche cosa. Prima dicevamo, ma su un diagramma posso avere tanti token. Pensiamo al processo di iscrizione, ci sono tanti studenti che si stanno iscrivendo. Ognuno ha il suo token, però... Uno è il fiaschetto, l'altro la bottiglia, l'altro la candelina, l'altro la pera, no? Che sono i vari segnalini, che sono in punti diversi del processo. Ecco, qui abbiamo aggiunto un ingrediente in più. Lo stesso giocatore, perdono, lo stesso studente, la stessa pratica, può essere rappresentata da più segnalini contemporaneamente, quando ci siano delle attività che possono essere svolte in parallelo. Ovviamente le copie del mio fiaschetto non si confondono con le copie della pera di un altro studente. Sono sempre tutti token dello stesso tipo, sono cloni della stessa pratica, fotocopie. Pensate a un ufficio che lavora con la carta, funziona così. Arriva la pratica 1, ne fa 3 fotocopie per i 3 uffici che devono portarla avanti. È la stessa cosa. Con noi, avendo il vantaggio che l'informazione non è sulla carta, quindi su fotocopie diverse in cui ciascuno può aggiungere un pezzo di informazione diverso, per noi le informazioni sono tutte nel modello concettuale, quindi queste sono fotocopie, diciamo così, virtuali, ma che fanno riferimento alla stessa informazione. Ma il bello dell'analogia della fotocopia è che se io ho una copia della pratica e tu stai lavorando su un'altra copia della stessa pratica perché abbiamo fatto un fork, io non so cosa stai facendo tu, cosa sei scritto sopra. Se hai già cominciato nel momento in cui lo prendo io, se hai già finito. Non lo so. Sul foglio di carta non c'è, non si aggiorna in automatico. E proprio perché non si aggiorna, io non so cosa stai facendo, che possiamo lavorare in parallelo. Perché non abbiamo bisogno di sapere l'uno dall'altro. Poi però ci sarà un momento in cui qualcuno raccoglie tutte queste fotocopie e vede se sono tutte, quali sono tutte, le pinza e dice ah, che andiamo avanti. E questo è il momento di sincronizzazione, che è l'opposto dello split, l'opposto del fork. Cioè va bene mandare avanti le cose in parallelo, ma poi a un certo punto bisogna dire aspetta un attimo, abbiamo finito tutti? Tutti i vari pezzi paralleli sono stati terminati? Ho bisogno di un controllo a un certo punto. Quasi sempre. Anche solo per poter dire abbiamo finito. Allora, a questo punto abbiamo bisogno, questi vari flussi paralleli di esecuzione, di ricondurli a uno solo. Anziché biforcarli, devo ricongiungerli. E ricongiungerli significa che cosa? Significa aspettare che siano arrivati tutti i token che devono arrivare dai vari percorsi e solo quando sono arrivati tutti poter procedere a questo punto con un token solo. E questo token solo sarà il riassunto di tutti quelli precedenti. A quel punto, no, nell'analogia di carta avevo pinzato insieme le varie pratiche, che vuol dire che ho in un punto solo tutte le informazioni provenienti da tutte le elaborazioni parallele.
e proseguo con questo. Questo dal punto di vista grafico si fa con un simbolo che è assolutamente simmetrico del fork, cioè sempre lo stesso rettangolino, con la differenza che in questo rettangolo entrano più frecce, due o più, e ne esce una sola. Quindi la sua semantica è invertita. Entrano tanti token, ne esce uno solo. Qual è la regola? Il token in uscita viene generato quando in ingresso sono arrivati tutti i token, uno per ogni freccia entrante. Quindi in questo caso da sopra devono arrivare due token, uno a sinistra e uno a destra. Quando ci sono entrambi, cioè nel momento in cui arriva l'ultimo, automaticamente questi due vengono fusi, rimessi insieme, l'opposto della clonazione, non so come si chiama, e si viene generato un unico token in uscita che poi potrà proseguire. Scusate, mi sono impappinato. Quindi il primo che arriva tra i token aspetta che arrivi anche l'altro. Quando ci sono tutti, vanno avanti tutti insieme. Ma non insieme tanti token, insieme proprio che sono diventati di nuovo uno solo, sono stati di nuovo rimessi insieme. Non c'è una parola nel mondo normale, il controllo di fotocopiare non esiste, diciamo pinzate insieme, ma non è la stessa cosa, perché quando li pinzo i fogli rimangono ancora proprio fusi insieme, no? Se trovate una parola, ditela. L'altro modo in cui, diciamo così, più brevemente si chiama questa operazione di sincronizzazione o ricongiungimento dei flussi è join, riunire. Quindi fork e join. La combinazione di un fork e un join crea una regione di esecuzione parallela, cioè un insieme di operazioni che possono avvenire in parallelo. Dal punto di vista del token, funziona come dicevamo prima, il primo token che arriva aspetta, se ci fossero 10 frecce entranti, i primi 9 che arrivano aspettano, quando arriva anche l'ultimo, sblocca il join, quindi adesso abbiamo in ingresso al join, al punto di sincronizzazione, tutti i token che stanno a dimostrare che tutte le attività parallele sono state concluse. Quando è che arriva il token in ingresso alla sincronizzazione? Quando è uscito dalle attività precedenti, cioè quando chi ha svolto quell'attività ha dichiarato che era completa, che è stata completata. A questo punto lavora il join, prende i vari token, li unisce, ne genera uno in uscita e questo in uscita può proseguire sul processo. Capite che se facciamo dei fork è opportuno a un certo punto fare dei join per poterci ricondurre a un token solo e poter continuare il processo. Quindi molto spesso questi due costrutti, fork e join, viaggiano a coppie. Una serie di passi sequenziali, poi a un certo punto si dividono, vanno avanti in parallelo, poi si ricongiungono e ricontinuano in modo sequenziale. Di solito il join precede una freccia di tipo sequenziale, dice adesso, dopo che abbiamo finito tutte queste cose, ne facciamo un'altra, oppure terminiamo il processo. Questi sono i due costrutti principali che danno l'ossatura di un processo: la sequenza e la non sequenza, l'arbitrarietà nell'ordine di esecuzione. Falle nell'ordine che vuoi, falle una dopo l'altra, falle contemporaneamente, non mi importa, ti dico quando puoi partire ad averle fatte e tu dimmi quando hai finito di farle tutte, poi in mezzo sei libero, non ci sono vincoli reciproci. Ci manca ancora un altro costrutto, perché facendo così potremmo, diciamo così, descrivere dei processi che sono solamente totalmente predeterminati. Cioè io quando disegno una sequenza serie parallelo, quella è. Quindi vuol dire che tutti i token, tutte le pratiche, tutti gli utenti, tutte le attività si svolgono tutte esattamente nello stesso modo. Noi sappiamo che la realtà non è così.
già, che ne so, nell'iscrizione se uno è esente o non è esente dalle tasse, deve fare certe cose oppure altre. Se presenta o non presenta l'ISEE, deve fare cose diverse. Allora, ci sono punti nel processo in cui l'ordine delle operazioni varia in funzione di condizioni particolari che ci possono essere, che rendono quel token diverso da quell'altro, perché ha certi attributi, certe proprietà che l'altro non aveva o era diverso. E allora il processo deve andare avanti in modo diverso. E ci serve qualche cosa che abbia la semantica dell'if, a seconda dei vado di qui o vado di là. Perché finora stiamo andando avanti come un rullo compressore, facendo sempre le stesse cose, eventualmente facendo in parallelo, ma quelle sono e devono essere. Non c'è arbitrarietà finora nell'esecuzione del processo. Non c'è versatilità. Il tempo però è limitato, quindi dovete aspettare fino a giovedì per sentire parlare di come si fa una scelta, un if, all'interno dei processi. Vi ricordo solo, oggi abbiamo le squadre invertite di laboratorio, quindi viene per prima la squadra B e poi la squadra A.